Un modo per dar voce ai giovani, ma anche per rilanciar loro un guanto di sfida. Parte da qui il bando Giovani in Comune, 700.000 euro che la Regione Campania mette a disposizione per la realizzazione dei forum comunali. Tante volte diciamo che i giovani non partecipano alla politica e che la politica non intercetta le loro esigenze, ha sottolineato in conferenza stampa l'assessore regionale con delega alle politiche giovanili, Lucia Fortini. È un modo per coinvolgerli supportandoli, perché è evidente che naturalmente il problema è la questione delle risorse, non è secondaria rispetto al funzionamento dei forum. Per questo la Giunta De Luca, insieme al Forum dei Giovani, ha deciso di finanziare queste attività con un massimo di 15.000 euro, ma contiamo di aumentare le risorse che ad oggi ammontano a 670.000 euro. Insomma, un investimento importante. Perché per chiedere ai giovani in qualche maniera di partecipare alla vita politica, naturalmente devi dare anche una mano. Un appuntamento storico, lo ha definito Giuseppe Caruso, presidente del Forum regionale dei giovani. Dopo diversi anni ritornano centrali i forum comunali dei giovani. È un bando che abbiamo sollecitato molto, su cui ci abbiamo creduto molto, l'abbiamo costruito in questi anni e devo ringraziare la Giunta che ha accolto questa nostra istanza. Finanziando i forum dei giovani comunali si finanziano i giovani dei comuni, i giovani dei territori che avranno la possibilità di sviluppare le relative attività per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. I giovani devono interessarsi ed essere protagonisti della vita politica delle istituzioni, ha aggiunto la Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio. Come ufficio di presidenza abbiamo sempre dato risorse al forum regionale perché le utilizzasse in direzione della valorizzazione delle tematiche che attengono ai loro interessi. Quindi, oggi, tra l'altro, con questo impegno dell'assessorato a finanziare con 670.000 euro ad arrivare fino a 1 milione, mi pare che ci sia davvero la volontà di fare in modo che i giovani possano essere protagonisti di iniziative, proposte che sicuramente noi recepiamo ascoltandoli e dando loro una mano.